inizi nel calcio sono stati nel campetto di fianco a casa mia con i miei amici, e dove inizialmente non facevo il portiere ma facevo il centrocampista. E poi da un giorno all'altro sono andato in porta, non sono più uscito fino ad arrivare a giocare nel Cesena, nel settore giovanile del Cesena, e divertendomi un sacco, facendo dei sacrifici. E fino a quando a un certo punto arrivò la chiamata dell'Atalanta e entrai a far parte del settore giovanile dell'Atalanta. Il settore giovanile per me della nazionale è stato veramente un motivo di orgoglio, un motivo, sono state emozioni che da piccolo fai anche fatica a esprimere. Quando ho giocato competizioni europee da piccolo è stato veramente un orgoglio per me e per i miei genitori, che avevano fatto già un sacco di sacrifici. E episodi da raccontare non ce ne sono, se ne sarebbero tantissimi, e non mi vorrei soffermare su uno, ma mi vorrei soffermare sull'inizio, sulla prima convocazione in Under 17, dove non ho dormito per 3 notti consecutive, e nonostante essendo piccolo. La prima convocazione è stata, se non mi sbaglio, 4 anni fa, quando ancora giocavo nella primavera dell'Atalanta. È stato un mix di emozioni, dove anche lì a dormire è stato veramente, veramente impegnativo, però saranno emozioni che mi porterò per sempre nel mio bagaglio personale, e penso sia anche un orgoglio per i miei genitori, che hanno fatto un sacco di sacrifici per me. Obiettivi futuri pochi, perché non avrei molto da impormi, diciamo che non avrei molti limiti ora come ora da impormi, però diciamo che un obiettivo futuro sarà sicuramente quello di arrivare più in alto possibile e di dare tutto e rimanere senza rimpianti una volta che avrò finito di giocare, e vivere anche sempre nel mondo della nazionale, perché è un mondo veramente molto più bello degli altri.